Ok, eccoci qua. Buona serata, mattinata, a seconda dei fusi orari, quando ascolterete, o del momento del giorno, quando ascolterete questa registrazione. E sono qui con Alberto Mingardi, che è il direttore dell'Istituto Bruno Leoni, oltre che professore di scienze politiche Fa alla relazione politica, va Orientazione benissimo. politica, vabbè, chiedo scusa, allo IUM di Milano e un viso nuovo a cui do il benvenuto. Ciao Gilberto Ciao. Cornellini. Gilberto Cornellini è invece professore di storia della medicina, delle scienze mediche. Ho detto sbagliato anche No, questo? medicina, medicina. Detto giusto. All'Università Sapienza invece di Roma, quindi l'uno è a Milano, l'altro a Roma. Quello più sudato a Milano, però, mi ha detto che finalmente piove, quindi è già meglio. Bene. Gilberto invece è tranquillo, c'è il Ponentino. In questo momento sono a Bologna, quindi sì. Ah, sei a Bologna. E allora anche tu soffri un po' di Anch'io soffro un po', Padania sì. Felix. E niente, ho letto Gilberto e Alberto hanno pubblicato, beh, ormai sarà più di una settimana, no? Sì. Di più, addirittura due. Boh, non mi ricordo, ma decine di giorni fa un articolo che mi ha molto colpito e interessato perché volevo approfondirlo. Su i chierici, il nuovo tradimento dei chierici, insomma, l'idea di fondo era una messa in discussione critica, un tentativo di analisi di perché l'atteggiamento dominante, non totale, ma dominante nei medici, negli specialisti della sanità e anche negli scienziati dell'area, chiamiamolo scienze della vita, di fronte all'epidemia scoppiata, alla pandemia scoppiata ormai più di un anno e mezzo fa. E che dura tuttora, che ci coinvolge tuttora, sia stato di un certo tipo. Però per non anticipare di più, lascio la parola a loro e io farò appunto, come ho detto, quello che alza la palla, ogni tanto cercherò di contraddirli. Chi vuole andare per primo? Qual è Vai il Alberto, punto di vista? vai. Grazie Michele. Sì, ci siamo messi con Gilberto a riflettere su quella che ormai da mesi, insomma, un po' una realtà con cui tutti noi facciamo i conti. Cioè con un'informazione che in qualche modo ha cercato di alzare l'asticella, no? Insomma, nella pandemia, non avendo riferimenti propri, essendo evidentemente ignoranti. Su questi temi i giornalisti hanno cercato degli interlocutori autorevoli. Questi interlocutori autorevoli sono dei signori e delle signore in camice bianco, in parte specialisti, diciamo così, di settori che hanno effettivamente a che fare proprio con quanto sta avvenendo e in parte ogni tanto, insomma, si fa una pesca un po' a strascico. Arrivano anche medici che hanno un passato e un presente professionale in altre specialità. Ma a fronte di questo tentativo dei media di rivolgersi agli esperti, quello che è avvenuto da parte degli esperti non è sempre stato un, come dire, cercare di portare quello che effettivamente sapevano, ma anche di dare conto delle cose che non si sanno, che non si possono dire in televisione e sui giornali. In qualche modo anche questi esperti, esattamente come quasi chiunque venga interrogato dalla televisione e dalla stampa, avendo un microfono innanzi, si sono rifiutati quasi tutti di dire le tre paroline non lo so. O non lo sappiamo, o in questo momento non abbiamo conoscenze disponibili, hanno cominciato a giocare un po' il ruolo dei profeti, avendo a disposizione strumenti sicuramente più sofisticati che squartare un uccello e guardare nelle sue viscere il futuro, ma ogni tanto, insomma, neanche troppo. Allora, ci sono delle tendenze comuni, secondo me, secondo Gilberto, in quanto è avvenuto in questi mesi. In parte ci sono delle colpe, tra virgolette, del sistema mediatico. Cioè, in buona sostanza, se in televisione dici non lo so, poi non ti invitano più. È un ruolo che non funziona. Le persone a casa si avvicinano a un medico, a un virologo, un po' come avrebbero fatto in un'altra epoca con uno sciamano, cioè gli chiedono illuminami sul futuro di questa brutta cosa che mi sta succedendo.
Però in parte ci sono anche dei problemi che invece sono interni alla categoria, interni allo stesso modo di ragionare degli esperti. Forse su quelli è meglio che io ceda per l'appunto la parola a Gilberto. Sì, Alberto ha detto, ha messo a punto questa fenomenologia, insomma, che ha degli aspetti abbastanza paradossali, perché all'indomani della comparsa di questa pandemia, come tutti noi ci siamo accorti, e poi io che faccio lo storico della medicina, immediatamente sono partiti i paragoni con la peste bubonica e con la spagnola del 1918 e poi le altre influenze e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente l'unica cosa che non è stata fatta in termini di paragoni è che non è mai esistita nella storia dell'umanità una scienza, un patrimonio di conoscenze e tecnologie così potenti come quelle che sono a disposizione oggi. Ci è voluta una settimana, 10 giorni a sequenziare questo cavolo di virus, insomma, a dissezionarlo molecolarmente, e poi ci sono voluti, insomma, tutti stimavano, i più ottimisti, 2 anni, ci sono voluti circa 9 mesi per mettere a punto dei vaccini tecnologicamente avanzatissimi. E ovviamente però su altre cose nemmeno la scienza, insomma, poteva fare più di tanto, come dice Alberto, insomma, forse su alcune cose è difficile dare risposte nel momento in cui non abbiamo o non possiamo conoscere nei dettagli alcuni meccanismi epidemiologici di questo virus, perché colpisce gli anziani, quanto, come si trasmette poi effettivamente. L'immunità, come funziona, quella naturale, quella acquisita, eccetera, sono tutte cose, insomma, che acquisiremo via via con il tempo. Però questo non ha, come dire, non ha impedito ad alcune figure di diventare, diciamo, protagonisti mediatici presenti, alcune figure scienziati, mediatici presenti H24, per sostenere, ad esempio, una tesi che uno studente di medicina al terzo anno probabilmente avrebbe difficoltà a elaborare, insomma, come per esempio quello che noi potremmo creare delle società, un pianeta Covid-0. Cioè, quindi ci sono stati autorevoli, diciamo, professori universitari di varie aree, ma soprattutto, insomma, di area, diciamo, di scienze sanitarie, ma anche di virologia, che hanno cominciato a sostenere, diciamo, questa tesi. Ora, il Covid-0, in qualche Scusa, modo, mi pare che fosse l'opinione dominante al esatto, principio, ed no? è stata l'opinione dominante, Non esatto. vorrei, però, io No, no. infatti mi ricordo di essere rimasto subito sconvolto, ho fatto un piccolo intervento. E poi la cosa divertente è che chi all'inizio aveva detto di no, che forse quella cosa è un po' esagerata, alla fine se l'è rimangiata, ma su quello veniamo dopo. Quindi cose proprio veramente, da un certo punto di vista, anche elementari, ci si è appunto arrampicati un po' sugli specchi per sostenere tesi che non avevano alcun fondamento, diciamo, sperimentale, alcuna prova. Insomma, il più autorevole epidemiologo al mondo, almeno per quanto riguarda la sperimentazione clinica, si chiama John Ioannidis, e che sta a Stanford, e che, insomma, ha scritto l'articolo, come sicuramente saprai e saprete, più scaricato in rete, perché oltre metà della ricerca biomedica è falsa. E lui, diciamo, ha sostenuto che si stava andando a prendere delle decisioni senza avere prove, dopo che per anni abbiamo insegnato ai nostri studenti in medicina l'evidence-based medicine. Solo l'evidence ti deve portare a prendere una decisione, senza evidence non muovi un passo, quella è cattiva scienza. E invece noi qui siamo andati, diciamo, di corsa, a prescindere dalla evidence. Allora noi, cioè io con Alberto, insomma, abbiamo fatto questa riflessione, da un lato che, diciamo, oggi gli scienziati, lo si è visto subito perché tutti i governi si sono dotati di comitati scientifici, consigli scientifici, qualcuno, diciamo, con maggiore attenzione che
altri un po' di meno, eccetera, comunque si è capito che bisognava mettersi nelle mani, o quantomeno bisognava usare gli scienziati per raccogliere i dati e poi capire quali decisioni efficaci prendere. Però questi scienziati qua poi alla fine si sono comportati un po' come dei chierici, insomma, hanno cercato di capire dove tirava meglio il vento e allinearsi un po' come delle banderuole. E finisco dicendo che cosa che noi citiamo nell'articolo, insomma, 50 anni fa circa, uno che non è stato secondario nella storia della scienza mondiale, si chiamava Jacques Monod, autore tra l'altro del caso della necessità, l'ultimo capitolo del caso della necessità tra l'altro riguarda un tema a cui lui teneva particolarmente, che è l'etica della conoscenza scientifica. Di fronte a tutti gli attacchi che venivano mossi agli scienziati, perché la scienza non ha un'etica, deve chiederla ai filosofi, deve chiederla ai preti, a destra, ma anche a cedere, ascoltatevi, perché noi un'etica ce l'abbiamo, che è il postulato dell'oggettività. Noi siamo vincolati nel nostro mestiere a dire la verità, a dire come stanno i fatti. È sufficiente che noi diciamo come stanno i fatti e noi già ci comportiamo, diciamo, per buona parte di quello che facciamo eticamente. E in questo momento, insomma, uno ha abbastanza l'impressione, poi dipende anche, cioè questi fenomeni, come diceva prima anche Alberto, dipende un po' dai paesi dove ti trovi, insomma, secondo me questo è ancora il deragliamento che abbiamo osservato in Italia e anche la conseguenza del fatto che appunto in Italia le scienze è stato, gli scienziati sono stati tenuti fuori da qualsiasi canale comunicativo per decenni, in altri paesi come la Gran Bretagna non è mai stato così, neanche in Francia è stato così, e quindi non appena questo tipo di i cancelli sono aperti, immediatamente abbiamo avuto questi esiti che non sono secondo me proprio commendevoli. Allora, io purtroppo sono d'accordo, ma proviamo a fare un po' l'avvocato del diavolo. Proviamo a tornare al gennaio, febbraio dell'anno scorso, quindi un anno e mezzo fa, più di un anno e mezzo fa, siamo a metà agosto. Le notizie che arrivano dalla Cina sono quel che sono, se il virus è stato, c'è la sequenza, è stato sequenziato, chi è nei laboratori e ne ha accesso lo vede, ma più di quello non vede, una cosa nuova capisce poco. La descrizione che arriva dalla Cina, diciamo è il 24 gennaio, è di una specie di stato di guerra, una cosa di una potenza indescrivibile, la Cina molto non parla, non si capisce, sembra che ci siano morti a migliaia. Tuttora dubitiamo se il numero finale che hanno dato, che era molto basso, era vero o meno. Quindi c'è una situazione di panico. Tu sei medico, sei virologo, sei epidemiologo, ti rendi conto che l'informazione sia scarsa, però interiorizzi la reazione sociale e dici sì, potrebbe essere una cosa di un certo tipo, vediamo, non so molto. Però se io dico solo questo, creo il panico. Questa è la versione buona. Creo il panico, creo la paura, lascio la gente sospesa, non sanno cosa fare. Siccome so che c'è... Guarda che quelli che a un certo punto hanno voluto chiudere tutti in casa per 6 mesi, all'inizio hanno detto che non sarebbe stata più di un'influenza. Beh, questa gli è scappata. Poi devi tenere conto, anch'io ho detto, guardate che è una cosa influenzale solo più grave perché è nuova e quindi non sappiamo cosa sia. Voglio provare a scusarli. Sto dicendo, è una situazione che sento ancora adesso, no? Chi c'era che proprio l'altro giorno qualcuno ha detto, sì, ho sbagliato le previsioni, però ho sbagliato dal lato giusto. Ho sbagliato dal lato giusto perché il principio della cautela impone descrivere lo scenario peggiore, no? La stessa giustificazione abbiamo sentito e sentiamo tuttora, che so, da chi ha fatto previsioni sia l'anno scorso che quest'anno di decine di migliaia di morti al giorno, centinaia di migliaia di morti in totale,
di fronte alle aperture estive. Per il momento estive, anche quella di quest'anno, vediamo, speriamo dure anche in autunno, che le cose siano diverse. Dicendo sì, abbiamo sbagliato di tre ordini di grandezza praticamente, o due, però meglio così, abbiamo sbagliato al lato giusto. Cioè, propongo come prima linea di difesa, poi ne proporrò un'altra, l'idea che sì, eravamo consapevoli di esagerare, però l'abbiamo fatto per il bene, perché l'alternativa era diffondere ancora più panico dicendo non sappiamo niente. Però questo, secondo me, è una linea di difesa un po' complicata. Nel senso che in parte, come dire, si gioca sul fatto che la previsione sbagliata, perché è eccessivamente terroristica, mettiamola così, viene anche scusata e dimenticata facilmente dall'opinione pubblica, no? Hai un tale sospiro di sollievo perché le cose non sono andate come era stato previsto, che tutto sommato diventi indulgente col Ferguson della situazione. Devo dire, in Italia abbiamo avuto una cosa un po' strana, perché quelle previsioni sono state citate anche da Draghi, tra l'altro quasi con uno sfottò, quindi bisogna vedere se poi quella cosa lì ha delle conseguenze sull'opinione pubblica. Però in qualche modo questa cosa, che se esagero so che devo esagerare in una direzione, perché tanto poi alla fine mi scuserete se le cose vanno meglio, in buona sostanza, e anche perché mi sento bene a farlo, perché in qualche modo sto invitando le persone alla cautela. E ovviamente però, come dire, dice qualcosa anche sull'esercizio della previsione. Cioè, se l'esercizio della previsione in sé diventa un esercizio politico finalizzato a un obiettivo che è spaventare la gente, un anno funziona, il secondo anno funziona, e che cosa succede la terza volta? A me quello che preoccupa di quello che stiamo vedendo è una cosa che ha a che fare con una cosa che scrive in un suo saggio, se non sbaglio, nei Doni di Atena, John Mokir, che dice una delle ragioni per cui noi abbiamo avuto questa straordinaria crescita, questo straordinario progresso della medicina, è che sì, sono migliorati gli strumenti, dopo che sono migliorati gli strumenti è cresciuto lo stock delle conoscenze disponibili, ma soprattutto sempre più gente con la testa che funziona, scusate insomma l'espressione, ha desiderato fare il medico, perché siccome aumentavano le conoscenze disponibili, aumentavano i successi della scienza medica, miglioravano gli strumenti, per un bambino dire alla mamma voglio fare il dottore è una cosa che la mamma ti guarda bene, ti compra il dolcetto, eccetera. Quindi la reputazione dei medici nella società è una cosa molto importante. È importante perché i pazienti devono fidarsi di loro tutti i giorni, ed è importante perché è una professione che deve attrarre dei talenti, dal momento che siamo tutti nelle loro mani, non solo negli eventi pandemici, ma anche quando, diciamo così, nella vita normale. A me la cosa che preoccupa è che con questo genere di tendenza, cioè io esagero, ma poi mi scuserete, perché comunque sì, l'ho fatto per il vostro bene, per fare impressione all'opinione pubblica, e anche in genere con questa sorta di dibattito tra gladiatori in camice bianco in televisione, per cui ogni italiano alla fine a un certo punto si sceglieva il suo virologo, no? Tu di che tendenza sei? Io sono tendenza Galli, io sono tendenza Burioni, io sono tendenza Zangrillo, quel che sia. La cosa che a me spaventa è che poi invece l'apprezzamento sociale dei medici possa diminuire in modo anche vistoso, e questo possa avere delle conseguenze di medio periodo. Ma sì, io penso che la questione di di rispondere a una minaccia o un rischio applicando, come dire, in modo politicamente prevalente in la precauzione, l'Europa, diciamo, con il principio di precauzione, insomma, abbiamo visto che poi non è che magari, come dire, in un certo contesto consente di, come dire,
di contenere il problema, se l'ha contenuto, insomma, perché poi noi abbiamo paesi che non hanno fatto assolutamente fatto lockdown, non hanno chiuso nessuno in casa, non hanno messo, diciamo, in giro i carabinieri per impedire che le persone uscissero da casa loro e non hanno avuto, diciamo, dei livelli di mortalità così elevati. Sanitario un po' più efficiente, forse perché c'è una popolazione più meno rilevante. Però, insomma, noi non possiamo, come dire, pensare che il ruolo di, diciamo, da un lato della politica, ma soprattutto da parte di chi poi fornisce elementi fattuali per prendere delle decisioni, debba appunto essere ispirato da istanze di carattere, chiamiamole paternalistico, per essere bonari. Insomma, noi quando abbiamo avuto un caso o due di persone che insomma, hanno avuto reazioni avverse, anche letali, nei riguardi del vaccino AstraZeneca, abbiamo applicato il principio di precauzione. In Europa noi applichiamo il principio di precauzione sull'OGM, infatti l'agricoltura europea è al disastro totale, soprattutto quella italiana. Col principio di precauzione tu dici, ok, in assenza della prova che non esiste il rischio zero, io blocco tutto. Ma siccome il rischio zero non esiste mai da nessuna parte, allora diventa la paralisi economica, la paralisi sociale, insomma, la paralisi intellettuale, perché comunque sia, noi abbiamo in Italia, per esempio, in alcuni campi, per esempio la genetica agraria, raso al suolo una tradizione che ci aveva visto leader internazionali fino alla fine degli anni Ottanta. E poi sono arrivati, diciamo, i verdi paranoici e tutte queste cose sono sparite diciamo, dall'orizzonte delle opportunità, non solo diciamo scientifica, ma anche soprattutto poi economica. Sì, io purtroppo sono d'accordo, quindi devo fare una parte un po' complicata con la... però ecco, sulla questione della cautela, proviamo ad andare un po' più a fondo, perché voi avete menzionato Ioannidis. Allora, perché voglio andare più a fondo? Perché a mio avviso forse ci porta invece a delle risposte, come dire, più corrette di quello che è successo, sulle motivazioni, le dinamiche, gli incentivi, no? Voi avete menzionato Ioannidis. Ioannidis, come sapete, è stato crocifisso in questo anno e mezzo, no? È stato crocifisso subito. Ora, in parte la cosa può avere avuto la forma di tradizionale uccisione del padre. Ioannidis è l'uomo che alla fine, con i suoi contributi, ha fondato, no? Proprio una certa maniera di fare epidemiologia, eccetera, eccetera. Anzi, c'è anche il nome affibbiato, se non me lo ricordo più, ma sono sicuro che Gilberto se lo ricorda. Una branca specifica che... Sì, sono due branche, una è l'epidemiologia della sanità pubblica e l'altra è l'epidemiologia, diciamo, delle malattie infettive. E quindi, diciamo, è un uomo anziano, ha raggiunto tutto, no? Cioè, c'è anche sempre il momento in cui gli allievi vogliono uccidere il padre per liberarsi, inventarsi delle cose nuove, no? È una delle maniere in cui lo vuoi fare, dire, vabbè, ha sbagliato, visto, quindi vuol dire che è arrivato al capolinea, andiamo avanti senza di lui. Per carità, potrebbe essere stato questo aspetto, però non c'è stato solo questo aspetto, e a me fa specie, mi piacerebbe sentire il perché l'uomo sia stato crocifisso e il perché il sistema mediatico abbia interagito in quella maniera, dicendo no, a torto di sicuro, no? È un pazzo di sicuro. Nel nostro piccolo, chi segue questo canale può andare indietro a vederne l'evidenza, c'è una piccola storia. Il 30 gennaio dell'anno scorso, quindi del 20, io intervistai Ilaria Capua, a cui poi chiesi, assieme a Giuseppe, direttore. Allora, Alberto conosce questo mio terribile vizio, io mi scordo i nomi, il direttore dello Spallanzani. Ah, sì, ho capito chi è, comunque... Adesso Ippolito, grazie, a partecipare all'ultimo evento live di Liberi Oltre, poi dopo con le varie chiusure non abbiamo potuto fare l'Università di Venezia, per chiedergli di discutere questa cosa che stava esplodendo. Quindi un'intervista è il 30, l'altra è il 15 gennaio, l'altra è il 15 febbraio. E la posizione di entrambi al tempo era, direi, più ragionevole, cioè ne sappiamo poco, è semi-influenzale, è un virus, prepariamoci, l'idea, e subito entrambi dice l'idea del Covid-0 non funziona, pensare di poterne rimanere esenti
È una follia perché chiaramente gira da tempo, chiaramente è già qua. Poi devo dire entrambi, uno è stato molto più zitto, l'altra hanno cambiato entrambi di posizione, associandosi, diciamo così, al club del molto tragico, della fine del mondo, bisogna chiudere tutto, della tragedia. Da quello che ho capito, nessuno lo dirà mai, ma la mia impressione è stata che c'è stata una forte pressione da parte della professione, del suo complesso nel fare questo. Allora la domanda diventa: cos'è? Qual è il meccanismo di rewarding interno, a vostro avviso? Perché deve esserci un meccanismo di rewarding, di premio, di un incentivo a comportarsi così, chi ha preso la professione. E questo è accaduto anche in altri paesi, l'ho visto, beh, che è successo di nuovo in Italia, ma anche qui con persone come Guido Silvestri, l'ho visto succedere in Spagna con altri colleghi. È successo un po' in ogni paese. No? Chi invitava la posizione Iannide, se volete, cioè, non sappiamo molto, prendiamo relazionalmente, guardiamo i fatti che sappiamo, no? Eccetera, eccetera, è stato travolto e alla fine, fatte salve poche eccezioni, ha dovuto chiudere il bec. Qual era la dinamica vostro, cioè i motivi di questa dinamica, gli aspetti interni alla professione medica o alla sua relazione col mondo che hanno portato a questa convergenza? Per cui non è che ci sia un complotto, no? Non è che 500, 5.000, 50.000 scienziati si telefonano e dicono no, facciamo il bullismo su questo e quello. Questo è avvenuto spontaneamente. E quindi un equilibrio, come dire, di self-fulfilling, no? In cui ci si coordina su certe aspettative che evidentemente si è in comune. A vostro avviso, cos'è il meccanismo? È solo il desiderio di andare in televisione e i giornalisti che cercano il racconto drammatico, perché il racconto drammatico vende la buona notizia o il dubbio addirittura, gli dicono quello è un cacadubbi e non ti invitano più. Non so se il racconto drammatico venda, però sicuramente si pensa che venda di più e questo è sufficiente. Dal punto di vista dei media c'è stata, secondo me, una grande ansia comprensibile, di certezza, che era l'ansia delle persone, cioè le persone, il pubblico, coloro che stanno a casa, che si sono sintonizzati su tutti i programmi televisivi, talk e quant'altro, volevano risposte chiare. E questo è comprensibile, è comprensibilissimo. Le persone vogliono in qualche modo provare a organizzare la loro vita, hanno scarsa, come dire, pazienza per i timori o le cautele metodologiche di questo o quello. Forse sono state anche altre due cose, però. Da una parte, se vogliamo, un mood generale. Adesso, per fortuna, abbiamo svoltato pagina, insomma, è cambiata anche la dinamica della gestione dell'emergenza. Forse il pubblico si è anche stufato, se non vogliamo, come dire, riconoscere troppi meriti, alle istituzioni pubbliche. Però ricordiamoci che per un certo periodo di tempo, noi, e nel dire noi dico soprattutto le persone tendenzialmente più informate, quelle più interessate, avevano la giornata scandita, no? Dalla conferenza stampa, nella quale si annunciavano per quel giorno lì, dati che tra l'altro avevano una salienza abbastanza relativa rispetto al numero dei contagi, ma a conto dei morti, che è la cosa, indubbiamente più rilevante e che ha orientato gli obiettivi politici, sia nel breve con il lockdown, sia invece anche nel medio termine, scegliendo giustamente di partire dalle persone più fragili nella somministrazione del vaccino. Insomma, la priorità che sono dati i governi è stata comprensibilmente quella. Quindi c'è stato un clima generale. Un clima generale che non necessariamente ha inciso sull'opinione del singolo medico, ma ha reso qualcuno più incline a pronunciarsi di altri. E non
tanto ottimismo, pessimismo, chiusure, non chiusure, ma semplicemente la cosa più rilevante dal punto di vista del medico, cioè priorità a una singola patologia, oppure invece cercare in qualche modo di mettere in sicurezza il sistema sanitario, ma per trattare quanto più possibile anche le altre patologie, che è stato uno dei problemi e sarà anche nel medio termine uno dei problemi che noi andremo a raccogliere dopo il lockdown. Per quanto attiene, diciamo così, i fattori interni a queste discipline, immagino indubbiamente un certo numero, una certa pressione dei pari ci sia stata, però dipende anche un po' lì da vicende, soprattutto in un paese come l'Italia, anche da vicende accademiche, personali, da incroci, da simpatie, antipatie che non conosco. Sì, certo, no, lasciamo stare i dettagli specifici. Io ho fatto due esempi, Ioannidis, ma ce ne sono appunto a dozzine, no? Anche Silvestri, tutto il gruppo è stato abbastanza vittimizzato e aggredito, no? Sì, però. Quindi il fenomeno va al di là dei casi specifici di questo o di quello. Prego, Gilberto, scusa. No, intanto già ci sono diversi fattori. Io mi sono un po' divertito anche qualche momento a classificare le posizioni sulla base dell'origine disciplinare, insomma, vedere dove venivano e poi guardare se in base, se si poteva fare una previsione, diciamo, tu dici uno è un fisico che si è dedicato, si è cominciato a smanettare, usare i numeri, come ricorderai che in aprile dell'anno scorso Nature pubblicò un piccolo, diciamo, un breviario, un piccolo diciamo, articolo in cui diceva: visto che siete a casa e non potete andare in laboratorio, magari questi sono i temi su cui potete lavorare come fisici, visto che voi la matematica la sapete sicuramente più dei medici e anche di tanti epidemiologi. E quindi sono partiti. Noi abbiamo avuto in Italia tre o quattro fisici che hanno veramente, insomma, sparso a destra e manca le loro visioni, insomma, sul futuro di Covid, fortunatamente sbagliando ogni tanto, perché altrimenti sarebbe stato un disastro, insomma. Ora, il fatto è che se, diciamo, chi ha puntato molto sulla visione, almeno l'impressione che ho avuto è stata che chi ha puntato molto sulla visione pessimistica, sugli scenari, diciamo, da fine del mondo, erano da un lato i medici, cioè quelli che proprio sono medici medici, quindi medico di medicina generale, il primario del reparto di infettivologia, il virologo che effettivamente studia le malattie infettive, eccetera. Chi invece ha avuto una posizione diversa, erano soprattutto magari ricercatori di base. Cioè, Silvestri è un esperto di HIV, ma è prevalentemente un ricercatore di base. Ioannidis non è un medico, è un epidemiologo, cioè uno bravissimo, diciamo, a lavorare sui dati, ma non va a conto, cioè non vede i malati, diciamo, tutti i giorni. Quindi forse, e poi ovviamente i fisici, perché hanno una visione appunto pessimistica, perché comunque i fisici non hanno una grande percezione, secondo me, corretta di come avvengono i fenomeni biologici in generale. Allora, Ma posso interrompere, poi su quello sì. voglio tornare, perché su quello ho un minimo di expertise e anche alcuni colleghi sono lanciati a scriverlo. Io l'ho detto, i fisici purtroppo, questa è una cosa che imparai al Santa Fe Institute quasi 40 anni fa, pensano di poter modellare i fenomeni umani e le interazioni umane come se fossero interazioni fra ioni, fra particelle, Particelle, ben che sì, vada fra formiche. Ma allora in quel caso c'è tipo per bacche, però benché a granelli di sabbia, cose di questo tipo. E purtroppo non riescono a capire questa cosa. Avendo in mano i modelli epidemiologici o essendosi molto di loro dedicati, i loro modellini sono purtroppo dei modellini stupidi, ma proprio nel senso stretto della parola, non si offendano, è 40 anni che glielo spieghiamo, perché assumono che gli esseri umani siano tonti, che si comportino esattamente come particole fisiche che interagiscono. Lì non c'è. E hanno molta arroganza, su questo sarò brutale io, cioè c'è l'arroganza dei fisici, di alcuni anche italiani all'estero, di buoni cognomi, su questo tema, perché pensano di sapere unici una matematica che invece sappiamo in tanti, e purtroppo, e hanno aggiunto secondo me molto all'atmosfera, questo nei modelli epidemiologici che facevano le previsioni. Però ti rilascio la parola, perché quello che Ah, mi ha colpito di ecco. più è stato proprio l'atteggiamento dei medici, diciamo dei life scientists.
di fare il game on. Sì, esatto. Allora, lì secondo me ha giocato. Io insegno bioetica in una facoltà di medicina, cioè quindi frequento regolarmente medici e studenti di medicina. Lì ha giocato una inclinazione naturale al paternalismo. Cioè, quindi ha giocato il fatto che comunque io, diciamo, devo agire in scienza e coscienza e che la mia scienza e coscienza sono sicuramente superiori alle tue pazienti o comunque alle tue società. E quindi il mio ruolo è quello di tutelare, garantire e anche in situazioni dove evidentemente io non ho elementi per dire che ci siano rischi, io devo accentuare. È meglio che io, come diceva prima anche perché se poi va bene, allora io ho fatto una bella figura. Insomma, come diceva Ippocrate, insomma, è il vero. Successo del medico risiede nel pronostico, non risiede nella diagnosi. Insomma, se tu azzecchi bene o comunque il tuo pronostico è esatto, o è tale per cui le cose poi vanno meglio di come le avresti pronosticate, allora ti guadagni dei clienti e risulti un bravo medico. Quindi, secondo me, è stato un ritorno, insomma, per certi aspetti, e questo lo vedi bene, io lo vedo abbastanza bene quando tratto tematiche in ambito bioetico che hanno a che fare con il rispetto dell'autonomia del paziente. Insomma, cioè, se tu parli, cioè tu quando 20 anni fa o anche oggi, invece, o 20 anni fa anche con gli studenti e oggi con i colleghi, quando parli di tematiche legate al fine vita e al fatto che le persone, e il fine vita è stato un fatto molto importante in questo cavolo di pandemia, perché quante persone sono morte perché sono state, dopo essere state intubate e tenute intubate per giorni e giorni, quando non avevano alcun tipo di aspettativa, insomma, di sopravvivere. Quando arrivi a quel punto, in quella situazione, insomma, ti accorgi che l'inclinazione del medico comunque è quella di pensare che l'altro non sa, non ha gli elementi per decidere e quindi tu te ne devi prendere cura come un buon padre di famiglia si prende cura dei suoi figli che non sono ancora maturi. Sì, questa componente l'ho notata anch'io in colloqui con molti medici, anche quelli, ma questa è una cosa storica però della professione medica, no? La professione medica che assume che, so, vengo giusto da un check-up annuale con un collega e lì, infatti è una cosa che qua alla Medical School di Washington University, che sono sicuro Gilberto conosce bene, insomma, ho dovuto in questi 15 anni quasi che sono qua utilizzare molto lo status di guarda che hai letto il mio titolo nella firma che ti ho messo. E siccome hai letto il mio titolo, prova a fare due ragioni. Sì, perché è l'unica maniera per riuscire a interagire, specialmente se quello che ti visita è, come nel caso in questione, professor di questo e di quello, o gli mandi il segnale, no. E allora no, allora la conversazione diventa ragionevole, ascolta le tue analisi della sintoma. Questa è proprio una questione di no, il medico di formazione assume che il resto degli esseri umani siano dementi, fondamentalmente, dei poveretti abbandonati alle sue mani. Suppongo che sia anche una maniera, sia chiaro, per assumersene la responsabilità, per trovare passione in quel tipo di lavoro, della cura, no? Suppongo che se non hai una personalità di quel tipo lì, forse non ti dedichi a fare 40 anni a curare corpi, no? Qualunque essi siano, che entrano, che puzzano. Ovviamente Cioè, c'è una dimensione, io non mi sono mai detto da giovane voglio fare il medico, mi piaceva la scienza, mi piaceva studiare, però l'idea di stare lì a curare corpi. Quindi quell'assunzione lì sì, però la cosa di nuovo che ha colpito in tutto questo, io non sono stato personalmente vittima, ma tanti lo sono stati, è stata la reazione che tutte le volte che qualche altro intellettuale con conoscenze di ingegneria piuttosto che di controllo, di teoria del controllo, di economia, di sociologia, interagiva nella discussione, diceva: ma guardate, no, i meccanismi logistici, eccetera. La reazione era: tu che ne sai, sta zitto, non sei un virologo. E questo era un po' di più che non il medico curante che dice: vabbè, il mio paziente povero, sai, non sa, e quindi lo devo gestire io, no? C'era un altro meccanismo, a me viene da pensare, un meccanismo di, brutalmente posso dirlo, potere.
perché questa cosa ha offerto a un gruppo sociale di medici e scienziati che si occupa di laboratori e di medicine e non gestisce la società, mentre vede altri che la gestiscono, l'opportunità di gestire la società. Sì, o comunque insomma di diventare profeta di una qualche posizione, di vedersi riconosciuto dopo tanto tempo che ci ha provato pubblicamente un ruolo influente e quindi ovviamente anche in termini, cioè, in termini di vicinanza al potere, perché poi sai cosa vuoi che quale potere Sì, vuoi questo che intendo. gestiscano. Infatti, su questo volevo sentire la vostra opinione, proprio quello. Cioè, sono diventato uno che gestisce il mondo e lo gestisce. Il consigliere del principe. Si è aperta una competizione per il ruolo del consigliere del principe. Ora, Gilberto mi correggerà, è anche una competizione che si è aperta, diciamo così, rispetto a specialità della medicina che in tempi normali sono meno gratificanti, ecco, in quanto a ruolo sociale, apprezzamento pubblico rispetto ad altre, no? Perché in alcuni casi si tratta di persone che lavorano in laboratorio, in altri casi si tratta di persone che si occupano di igiene, di salute pubblica, quindi una cosa che è abbastanza marginale, insomma, rispetto a quello che traina la medicina, anche a quello che appassiona gli studenti, a quello che vuole fare un ragazzo che comincia a studiare medicina, vuole diventare un grande cardiochirurgo, ecco, non un grande esperto di sanità pubblica di solito. C'è da dire che anche nel modo, però qui c'è un problema anche da parte del potere, cioè in un paese come il nostro che cosa è stato fatto? È stato fatto questo comitato tecnico-scientifico. All'inizio anche con dei problemi, insomma, se non sbaglio, proprio di catena di comando, di struttura rispetto agli enti deputati, si è creata l'impressione che ci si fidasse fino a un certo punto dell'Istituto Superiore di Sanità, perché prima parlava sempre quello e poi gli sono stati affiancati altri personaggi con una logica non chiarissima. Non si è presidiata la comunicazione. Per cui la comunicazione in Italia che cosa è diventata? Non c'è stata nessuna comunicazione, diciamo così, la vecchia pubblicità progresso, qualcosa di semplice, lineare, chiaro, che andasse alle persone a cui doveva andare, che non sono quelli che passano la vita attaccato a Twitter o che leggono quattro giornali, ma sono quelli che dovevano mettersi la mascherina in cantiere per tutta la vita e non se la sono mai messa perché gli dava fastidio. Quindi si è evitato di parlare a quelle persone lì e invece si è aperto il rodeo. Un rodeo nel quale è mancato da un lato la comunicazione ufficiale, chiara, lineare. E dall'altra si sono prese delle persone, sicuramente ciascuna di queste ottima e ben intenzionata, ma si sono trasformate queste persone in delle star con una logica che appunto è quella dello star system applicata alla pandemia. Questo ha portato a una situazione nella quale l'informazione semplice, nel senso di consapevolmente semplificata, è mancata. E invece ha trionfato l'informazione semplicistica. E questo è un altro pezzo del problema, perché spiegare R0 alla gente è importante, spiegare l'esponenziale alla gente è importante, ma poi, ed è anche difficile. Ma poi non dirgli che la popolazione dei suscettibili non equivale al complesso della popolazione del paese significa per forza creare paure e ansie che forse ci si poteva evitare. Ecco. Adesso Gilberto mi correggerà. No, io sono d'accordissimo, anzi vorrei integrare quello che tu hai detto, perché allora, se noi vediamo insomma, come questi come presunti chierici insomma, poi hanno giocato effettivamente il loro ruolo, noi abbiamo visto che un primo CTS composto da una ventina, non mi ricordo quante persone, è stato costituito
Dentro questo CTS c'erano delle figure che facevano un po' i jolly, che avevano già cercato da anni di avere un incarico politico e che hanno cominciato ad andare nei media, a parlare, a destra manca. Cioè, praticamente si sono trovati in situazioni in cui questo CTS ognuno poi anche fuori, diciamo, dal contesto delle riunioni diceva la sua, e quindi la percezione, insomma, che si è avuta a livello governativo è stata anche di una evidente affidabilità o utilità. In effetti, quando è arrivato Draghi, la prima cosa che ha fatto è stata dimezzato il CTS, e il mandato è stato non parla più nessuno. Oggi nessuno di questi del CTS, a parte a volte Locatelli, che è il presidente, a volte a Brignani, che credo che sia in carica l'unico che può parlare con i media, parla o dice qualche cosa. Perché effettivamente, ecco, altrimenti si creavano una serie di sovrapposizioni che non aiutavano quantomeno il governo a prendere delle decisioni che non fossero poi criticate sulla base del fatto che qualcuno gli aveva detto che non ce la devono fare, che ce la devono fare, eccetera. Certamente un paio di errori, come per esempio nel caso delle vaccinazioni degli adolescenti, sono stati fatti, e quello si poteva largamente evitare, perché lì si era sulla strada di vaccinare un sacco di adolescenti e immediatamente la cosa è stata chiusa per un errore a livello di AIFA e di CTS. Però appunto questo è un piano in cui non, insomma, questa risorsa di tecnici non è stata effettivamente ben utilizzata, se non adesso, insomma, con il nuovo governo probabilmente. Ma poi è mancato, come diceva giustamente Alberto, è mancata una comunicazione istituzionale degna di questo nome. Se no abbiamo un ente pubblico che si chiama RAI e che non ha fatto una trasmissione. Posso interromperti un attimo e rilanciare? Allora, prima siamo partiti da una cosa che aveva a che fare con comportamenti, come dire, di migliaia di soggetti, no? Il dibattito sui social, medici, ricercatori, biologi, virologi, epidemiologi, eccetera, in cui era difficile immaginare scelte politiche, coordinazione, qualcuno che elaborasse viandando un piano. Si tratta di capire la cultura e l'atteggiamento verso il mondo che ha portato a questa convergenza dei comportamenti. Qui adesso state parlando della situazione specifica italiana, perché alcuni di questi aspetti discussi prima erano mondiali, sì, di una fetta, della fetta maggioritaria dell'Occidente e anche di buona parte dell'Oriente. Qua stiamo parlando di situazione italiana e di scelte che invece sono chiaramente politiche, cioè per esempio la scelta di come gestire il CTS è praticamente politica, la differenza fra Conte e Draghi lo mostra, cioè alla fine ragioni, dici metto lì quel gruppo, deve svolgere una funzione, non è che ti succede per caso, no? È una scelta. Lo stesso per quanto riguarda l'informazione televisiva, la scelta di non, io capisco che la 7 vende pattumiera e Fininvest vende quello che vende, la scelta dell'organo politico di non pretendere dalla RAI che faccia informazione medica quotidiana, no? Sui fatti invece del bollettino del terrore è una scelta. Questa scelta come la vogliamo analizzare? Perché in parte permane, in parte si è modificata, ma in parte permane. Attraverso i due. Alberto. Beh, una domanda alla quale si possono cercare di dare risposte diverse. Facciamo qualche ipotesi. Da una parte c'è quello che diceva Gilberto prima, cioè il principio di precauzione come stella polare, ecco, se vogliamo fare un complimento ai nostri decisori politici. Dall'altra c'è, secondo me, l'impressione che a lungo non è stata solo un'impressione, che politiche come sempre molto muscolari nel breve ti facciano guadagnare consenso, cioè il consenso del quale ha goduto nel nostro paese Giuseppe Conte è un consenso che in larga misura dipende dalla gestione della pandemia. Si possono avere delle opinioni molto negative sulla gestione della pandemia da parte di Conte, credo siano le nostre,
Però bisogna ammettere che questa cosa di essere il primo a fare con tutti gli adattamenti, possibili, il primo insomma a provare a fare un lockdown cinese in Occidente, è una cosa che gli è valsa consenso, che ha fatto sentire alla gente che il governo stava facendo qualcosa e che quindi ci si poteva fidare, appunto perché la società è una grande famiglia e il governo è un grande padre, che sono pregiudizi, idee molto, molto diffusi. Quindi quello sicuramente c'è stato. Ci metto anche un'altra cosa però, ed è secondo me il fatto che il nostro è un paese gerontocratico, cioè un paese nel quale i formatori dell'opinione pubblica e i loro utenti, cioè le persone che scrivono i giornali, quelle che lo leggono e quelle che fanno opinione, in qualche modo hanno i capelli più che grigi. E ovviamente, avendo innanzi un problema che colpisce soprattutto e in maniera più grave le persone anziane, secondo me quel pezzo della società italiana lì, che non è rilevante dal punto di vista dei numeri, anche se tutta la società italiana è vecchia ovviamente, ma è rilevante perché le sue opinioni pesano molto, secondo me è un pezzo della società che si è molto spaventato e in qualche modo ha prodotto opinione e informazione pensando a se stesso come produttore utente di questa opinione e informazione e quindi ha prodotto un'informazione molto ansiogena, francamente, la quale poi non può che avere degli effetti anche rispetto alla decisione politica, insomma, no? Anche questo governo, pur con delle differenze, tutto sommato, ribadisco, a parte la battuta di Draghi rispetto alla fondazione Kessler, che è stata forse una voce dal sen fuggita, ecco, però Ah, anche sai, questo. cos'è che non la so, perché non stando lì, cosa ha detto il Marietto Nazionale sui A un certo prodotti punto epidemiologici, sugli scenari? ha fatto una battuta, ma che era consapevolmente una battuta, diceva sì, ma c'era un importantissimo istituto di ricerca che diceva quanti morti dovevano esserci, oggi invece sono 7, 8. Quindi Vabbè, si è tolto il si sassolino, dai. è tolto il sassolino, senz'altro, e in qualche modo si è anche appropriato di una decisione politica facendolo, che è una cosa buona perché pensa che il paese non debba tornare a chiudere. Però anche lui, francamente, quando in altre occasioni si è trovato a parlare di questioni che hanno a che fare con la pandemia, non è stato, pur essendo di solito molto efficace la comunicazione, molto chiaro. Quando ha detto che si era fatto il test per verificare gli anticorpi per fare la vaccinazione mista, ha scatenato la preoccupazione in mezzo Italia, che si è chiesta se doveva fare la stessa roba. Insomma, Roberto Speranza, chi gli sta attorno, eccetera, hanno preso quel bordo lì, hanno preso quella posizione lì. In parte, e li posso anche capire perché per il decisore politico vale quello che dicevamo prima per il costruttore di previsioni, cioè a un certo punto io sono più prudente, poi le cose vanno meglio, la gente non se la prende con me, se al contrario lo sono di meno, micro ci figono. Un po' per ideologia, questo Speranza ci ha scritto anche un libro, insomma, per lui la pandemia era il grande momento per fare i conti con il neoliberismo, ma vabbè, ognuno ha le sue allucinazioni. E un po' perché la pressione dell'opinione pubblica era quella. E secondo me, tra le ragioni per cui la pressione dell'opinione pubblica era quella, bisogna tener conto anche che siamo non solo una società vecchia, ma una società che soprattutto in quel pezzettino che fa opinione e prova a indirizzare e influenzare quello che pensano gli altri, è particolarmente vecchia. Gilberto? Io penso che il servizio pubblico, se torniamo al discorso, ha inseguito altre televisioni sul piano, altri media sul piano dell'intrattenimento. Ora, i Sky o altre TV hanno effettivamente fatto della pandemia
un tema di intrattenimento e degli scienziati, diciamo gli attori a cui far giocare di volta in volta un ruolo dove non erano loro gli scienziati registi, ma erano, diciamo, di volta in volta dei giornalisti che li chiamavano in causa e gli facevano dire quello che, secondo i giornalisti, loro avrebbero dovuto dire per far sì che la trasmissione ricavasse una determinata audience. Quindi questo è il deragliamento totale, insomma, di una visione della comunicazione, almeno in ambito scientifico, che in passaggio, cioè, comunicare e fornire elementi, dati, anche in termini di bollettini, di consigli, di dépliant che ti arrivano, adesso non avrà più senso farli, ma mica tutti hanno il telefonino, mica tutti lo usano per comunicare attraverso WhatsApp, non tutti hanno il computer, eccetera. Ma adesso, lui è vecchietto Piero Angela, ma io avrei fatto fare alla RAI una mezz'ora quotidiana, o che ne so, un'ora ogni tre giorni, cioè, o comunque una cosa periodica, in cui una persona, la gente, gli italiani, si fidano, perché dai ragazzini fino alle persone anziane, quando sentono parlare Piero Angela, insomma, ritengono che lui sia una persona affidabile, a cui si può dare fiducia, più che il virologo o il medico di turno, è di turno, e avrei fatto fare appunto questo tipo di attività informativa, invece di fare la cerimonia, diciamo il rito della conta dei morti alle 18 del pomeriggio, semplicemente fornendo degli elementi appunto conoscitivi su come comportarsi, dove effettivamente si rischia, dove non si rischia, poi un po' di intrattenimento che anche Angela sa fare con gli sulla scienza, un modo anche per da parte sua per divulgare la scienza, queste cose qua. Secondo me, noi che, cioè, le persone che io non lo pago, le persone che pagano il canone, insomma, forse si sarebbero sentite un po' trattate meglio. E mi lasciate un po', perché mi sfuggite un po'. Sono d'accordo che tutte queste cose sarebbero dovute avvenire, sono tutte anche piuttosto ovvie, incluso Angela. E allora, non riesco a resistere alla tentazione di fare veramente il complottaro, che non c'entra niente il complotto in tutto questo, ma c'entra l'elaborazione politica. Ne avete fatto cenno, cioè uno che teorizza esplicitamente, non è uno qualunque, però è il ministro della sanità ed è tuttora il ministro della sanità. Sì, con lui e teorizza che questa è l'occasione per far capire il ruolo dello Stato, il potere dello Stato, bla bla bla, di quanto hanno bisogno lo Stato, no? Una cosa addirittura come il Festival dell'Economia di Trento, che organizza l'intera cosa attorno al ritorno dello Stato. Che ovviamente stuzzica l'ovvia battuta, ma quando è che sarà andato via? Sarà andato via. Sì, quando cazzo è andato via, perché io non me ne ero mai accorto, e siccome lo misuro nelle modi banali di quanto tassa sul PIL, quanto spende, quanto controlla, a me non sembra sia mai andato via, anzi. Capite che tutto questo non mi lascia, cioè mi spinge troppo a pensare che vi sia stata una convergenza, di nuovo, per carità, senza telefonate, ma di una visione politica, no? Di una visione politica. E lasciatemi dire un'altra cosa, l'associazione che parecchi hanno tentato, e che ancora tentano, fra l'esplosione della pandemia, la globalizzazione perché veniva dalla Cina, e quindi se non ci fosse la Cina, e quindi se non ci fosse il commercio, e quindi se non viaggiassimo, non sarebbe arrivato qua, perché sarebbe rimasta lì in Cina, chiusa dietro il suo muro, no? E l'ambiente. E cioè il fatto che tutto questo avviene anche lì, devo dire, detto purtroppo in questo caso anche da scienziati, no? Che prima hanno provato a fare gli scienziati, poi sono accorti che c'era da vendere un prodotto ideologico, per cui se non ci fosse questa vicinanza fra campagna e città, se non ci fosse la distruzione della natura perché costruiamo dei palazzi o costruiscono da qualche parte dei palazzi dove gli esseri umani vanno a vivere e quindi si entra in contatto con forme di vita animali, non ci sarebbe stato il salto di specie, come se fosse il primo salto di specie o il secondo che avviene nella storia dell'umanità, no? Tutto questo mi spinge a insistere, dire, cioè,
evidentemente c'è un meccanismo ideologico, politico, che ha spinto molte persone a fare certe cose e a non fare le cose ovvie che state dicendo. Sì, c'è, secondo me, come diceva Gilberto prima, una tendenza al paternalismo, sempre per dirlo in modo edulcorato, che personalmente, insomma, glielo ho detto tante volte, non avrei immaginato che fosse così, se mi avessero detto che era così presente tra gli scienziati sociali, non avrei avuto nessun problema a crederci, ma se mi avessero detto che era così radicata, tra i medici prima della pandemia, non ci avrei creduto. Cioè, alla fine, se uno vuole veramente banalizzarla, è un'abitudine, un desiderio di dire agli altri come si devono comportare, che ce l'abbiamo tutti, perché insomma, basta vedere quando uno è in macchina, tutti abbiamo dentro questa voglia di dire al nostro prossimo che cosa deve fare. Solo che per stare assieme abbiamo anche imparato un po' a reprimerla, no? Cerchiamo, dovremmo cercare. Un pochettino di reprimerla. Anche questa può essere un'eredità molto negativa della pandemia, cioè un incattivimento non circoscritto solo a questi gruppi, ma che poi arriva anche nella società tutta. Quindi, secondo me, quello, tu hai ragione, Michele, cioè questa inclinazione ideologica, chiamiamola così, magari neanche particolarmente articolata, non nutrita di grandi letture, non particolarmente limitata, ma proprio un'inclinazione c'era, si è vista, continua a vedersi fino al paradosso, cioè fino al paradosso che questo nostro strano paese, per esempio, ci ha stupito un po' tutti sulla vaccinazione, perché è un paese grande diffidenza nei confronti degli scienziati, della scienza, eccetera. Invece gli italiani sono vaccinati con grande entusiasmo, e però per il gusto di dire ad alcuni come si devono comportare, per questo intento pedagogico, per il bisogno di trovare dei legni storti da raddrizzare, siamo all'assurdo che noi raccontiamo una delle poche cose che è andata bene e che le autorità hanno fatto, direi bene, insomma, vedere, a giudicare dai risultati, sentiamo il bisogno di raccontare che invece non è andata così bene, per poter sfogare anche lì questa inclinazione paternalista. Allora, tu dici questo, diciamo, complesso di eventi, di fenomeni che in qualche maniera hanno portato a una sorta di accecamento generale verso gli sbocchi che invece si sarebbero dovuti provare a intraprendere. Ma in questo libretto che abbiamo fatto con Alberto, che si intitolerà Società chiusa o plurale? Singolare o plurale, Alberto? Singolare, ma in casa. La società chiusa in casa. Abbiamo dedicato abbastanza spazio alla questione insomma, tu conosci sicuramente, Michele, che è la cosiddetta teoria dello stress parassitario. Insomma, c'è alcuni sociobiologi, alcuni politologi ritengono che la presenza dei parassiti nella società umana abbia selezionato in tempi atavici una serie di disposizioni comportamentali con una funzione sociale e politica, e che poi alla fine, con la scomparsa, grazie alla medicina, al progresso economico, sociale, eccetera, di questi parassiti, noi siamo riusciti a costruire delle belle società liberal-democratiche che riusciamo a vivere perché i parassiti li teniamo bada. Però se andiamo in altre società, questi parassiti esistono ancora e queste società mica si riescono, diciamo, a sganciare da quelle zavorre di carattere dispotico, autoritario, familistico, eccetera, eccetera. Quindi potrebbe anche essere che poi alla fine, insomma, l'arrivo dopo tanto tempo di un parassita con delle caratteristiche particolari, perché come noi diciamo, cioè, questo virus 100 anni fa non sarebbe andato in giro da nessuna parte, perché c'erano
la spagnola, c'erano tanti altri virus influenzali che avrebbero ammazzato le persone che magari stavano un po' male come conseguenza del virus, ma soprattutto perché non c'erano abbastanza anziani e non c'era la terapia intensiva per tenerli in vita e portare alla saturazione degli ospedali e far saltare il sistema sanitario. Quindi questo è un virus, diciamo, maledetto, che si è infilato in un ecosistema unico nella storia dell'umanità sostanzialmente e quindi ci sta, tra l'altro, ci sta provocando anche alcune reazioni probabilmente che noi avevamo completamente dimenticato, di cui probabilmente non siamo nemmeno, anzi, no, probabilmente, di cui non siamo, che non siamo assolutamente consapevoli di avere, insomma, quindi, e poi abbiamo appunto tutte queste reazioni, ricerca di capri espiatori, il fatto che in qualche maniera, diciamo, dobbiamo attribuire anche a eventi come il cambiamento, andare a cercare nel passato il fatto che magari prima le cose erano migliori di quanto, diciamo, non siano delle vaccinazioni, tutti i salti di specie, insomma, che ci sono state per quanto riguarda, diciamo, gli agenti infettivi. Quindi è una situazione che non c'è bisogno di pensare a un complotto o una convergenza, diciamo, di interessi più o meno intenzionali, ma che poi è una situazione che catalizza in diversi paesi, in diverse situazioni, delle disposizioni o delle condizioni che sono molto locali, ma infatti sono molto locali. Insomma, no, oggi, se tu vai in Australia, non esci di casa con uno o due casi positivi. Se vai in Gran Bretagna, ci sono 100 rotti morti, 80.000 casi positivi e tutti vanno dove vogliono, grosso modo. Quindi, cioè, ci sono questi estremi con diverse realtà e comunità. Se vai in Bolivia trovi una situazione ancora diversa, in Italia siamo a giocarcela con il Green Pass. Quindi ogni realtà e ogni situazione reagisce con le risorse anche politiche, anche, diciamo, culturali, ideologiche, che ha acquisito e maturato nel corso degli anni. Proviamo un attimo in chiusura a guardare avanti. Tutti questi errori fatti, la situazione ancora, direi, almeno in Italia, non tendente al buono. Io vedo, soprattutto, ecco, tornando sul piano dell'informazione, non solo i protagonisti di molte delle previsioni sbagliate, dell'allarmismo, delle congetture erronee e della non informazione, della semplificazione, del semplicismo, rimangono i protagonisti e non c'è proprio nel sistema mediatico, nella discussione pubblica, una disponibilità, un'apertura di dire vediamo dove abbiamo sbagliato, no? Vediamo quali informazioni sono state date che erano erronee, quali hanno distorto il dibattito e quali non sono state date. Quindi la situazione non è delle più rosee. E continua l'ossessione con i casi e quindi col rischio, no? Che come se i casi fossero unità di misura. Ne discutevo qui, ho menzionato il centro medico stamattina con l'endocrinologo cattedratico che mi ha visitato, dice sì, questa follia del contare i casi, come se a questo punto contassimo i casi davvero di influenza, di raffreddore, è una cosa assurda, perché il tasso di mortalità col vaccinato è diventato risibile dal punto di vista della statistica della public health. Dopodiché l'aspetto umano, appunto, che si confonde sempre, no? Che ogni morto è un morto, c'entra ben poco con questo tipo di discussione. Ecco, allora come si fa ad andare avanti? Perché l'impressione che ho io è che in parte per le ragioni dette, sia culturali che desideri politici, e in parte per inerzia, in parte perché francamente, ecco, secondo me il ruolo del profit maximizing nel settore mediatico ha contato molto per chi ha, e questa è una cosa su cui sto lavorando, si potrebbe anche discutere, anzi ne avrei piacere di discuterlo con voi e con altri. C'è un market failure molto profondo nel sistema dell'informazione, che non credo si risolva con interventi pubblici, però c'è un market failure profondo nei sistemi concorrenziali dell'informazione, quando i costi di entrata nel sistema informativo sono bassissimi, come adesso, via social, via internet, via radio.
E quindi credo che ci sia lì proprio un equilibrio carognesco, un equilibrio da pesce cani, che non credo che ci sia una policy che lo risolva. Non vorrei che queste mie parole avessero interpretate come Boldrini sta sostenendo bisogna censurare i giornali o fare la TV di Stato politica che fa quello che dice il primo ministro. Assolutamente no. Proprio, però c'è un problema a vendere l'informazione semplificata e distorta. Ecco, tenuto conto di tutte queste difficoltà, secondo voi cosa c'è da auspicare, da spingere, da chiedere, no? Da provare a suggerire al principe? Perché altrimenti questa situazione, a mio avviso, durerà nel tempo e lascerà sì un effetto duraturo che non sarà più come prima, ma sarà un effetto negativo. Non ne usciremo migliori, ma peggiori. Questa è la mia previsione al momento. Però magari mi sbaglio, anzi spero di sbagliarmi. Io la previsione in realtà la condivido anche perché mi sembra che purtroppo stiamo già vedendo come sia diventato una specie di format comunicativo, no? C'è un format dell'emergenza che si pensa di poter applicare poi a tutto quello che verrà. Prendiamo questa cosa degli incendi in Italia, no? Che sono nello stesso tempo visti non come fenomeni che si sono accentuati a causa dei cambiamenti climatici, ma come fenomeni causati, no? Da cambiamenti climatici, salvo poi nello stesso tempo partire con le giuste e indignate uscite contro incendiari, eccetera, eccetera. Però il format del racconto dell'emergenza, forse questa crisi l'ha veramente messo a punto. E c'è un problema evidente, nel senso che quella cosa che un po' tutti noi pensavamo avrebbe fatto saltare i filtri cattivi, diciamo così, del mondo dell'informazione, cioè Internet, che a un certo punto della sua storia ha avuto effettivamente come caratteristica il fatto che era il posto dove nascevano blog di persone che avevano conoscenze rilevanti da condividere e che aggiungevano delle cose. E che magari non potevano arrivare sui giornali diciamo così, perché le relazioni all'interno dei giornali sono un po' feudali, o improntate comunque a criteri, legati ai rapporti personali, non ad altro. Adesso invece è diventato un meccanismo perverso, per cui il social premia chi la spara più grossa, ma il giornale rincorre. Il social, cioè il media tradizionale, e i media tradizionali sono in concorrenza con quelli nuovi, e nonostante abbiano oramai in Italia perlomeno, mi riferisco ai giornali, numeri molto ridotti che dovrebbero suggerire che il lettorato in qualche modo si è scremato da solo nel corso del tempo, e quindi effettivamente è rimasto quello che vuole l'approfondimento, quello che ha già sentito la notizia 3 volte, vuole che gli dici qualcosa in più, eccetera, eccetera. Però, insomma, la fattura dei giornali non segue, questa logica, anche perché, diciamo, come in tutti i mestieri, anche chi fa un quotidiano, che è un mestiere molto difficile, alla fine ci sono delle cose che vorrebbe fare, e poi c'è il fatto che a un certo punto nel corso della giornata il lavoro va finito, c'è quello che uno effettivamente fa e si sente di poter fare. Per cui, secondo me, il meccanismo di questo racconto della pandemia avrà delle conseguenze rilevanti in futuro. La cosa che bisognerebbe chiedere è un po' più di umiltà epistemica, ma questo ai mezzi di informazione è difficile chiederlo. Sarebbe auspicabile che almeno gli esperti ne dessero prova. Ma siccome quando gli esperti poi si mettono a fare i commentatori, hanno anche una professione cadetta, insomma, assieme alla loro professione principale, evidentemente seguiranno quelle logiche lì, in barba, insomma, qualsiasi codice etico o impegno altisonante che possano aver preso. Però le conseguenze sono tante, sono devastanti, e soprattutto c'è un problema, secondo me, proprio di racconto da una parte e di realtà dall'altra.
Cioè, secondo me, se uno guarda quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo con un po' di onestà intellettuale, un po' di distacco, forse certe decisioni non andavano tutte centralizzate come sono state fatte, no? Forse bisognerebbe pensare anche a questo bel libro di Jonathan Rauch in America che si chiama The Constitution of Knowledge, cioè una costituzione dell'ecosistema della conoscenza che deve essere mantenuto a tutti i livelli, la ricerca scientifica, ma anche nell'opinione pubblica. Forse sono tanti problemi che bisogna porsi. Però in realtà la narrazione dominante è ancora essenzialmente trionfalistica. C'è stato un problema, vedete che in qualche modo i governi lo hanno risolto facendovi stare in casa e dandovi un po' di soldi, in buona sostanza. Sì, oddio, spero che Gilberto sia meno. Alberto mi sembra più pessimista di me. Ha descritto un. Però adesso al di là delle battute su pessimismo e ottimismo, si tratta di capire se ci sono delle cose che si possono dire oppure no. Io sono particolarmente ottimista. In questo articolo di cui stiamo parlando, da cui siamo partiti, noi diciamo che non esiste solo quella pseudoscienza contro la quale si scambiano degli scienziati, degli accademici e di tutti coloro i quali vedono nella biodinamica, nell'omeopatia, chissà quali minacce per la società e la cultura, perché poi alla fine se loro stessi producono pseudoscienze, cioè usano la loro autorità per dire delle cose che non sono vere o che loro non possono provare, allora francamente non sappiamo più insomma, dove stiamo e dove ci troviamo. Non è che sia una novità questa, però insomma, ci si aspettava quantomeno che il fenomeno fosse un po' più attentamente modulato. Guarda, io sulla questione di come fare e cosa si dovrebbe fare, ho una idea che so, diciamo che è molto, che è utopica, ma che coltivo e che porto avanti da molti anni. Io penso che si deve lavorare cablando un po' i neuroni degli adolescenti in maniera tale che acquisiscono la capacità di distinguere tra la fuffa e le cose che effettivamente, come dire, sono portatrici di una qualche informazione valida o utile che sia. Insomma. Quindi è un problema in buona parte, a mio parere, ancora di istruzione, perché insomma noi da un certo momento in poi, insomma, sti ragazzi li costringiamo a fare una cosa che per loro è molto innaturale, cioè sedersi quando sono bambini o quando sono adolescenti a dei banchi e perdere ore e ore per studiare cose di cui loro non capiscono assolutamente cosa mai gli serviranno. Beh, eventualmente, visto che lo stiamo facendo, infiliamoci, insomma, tra queste cose, alcune che sono, diciamo, abbastanza dirimenti per quanto riguarda la capacità di esercitare la cittadinanza con una qualche consapevolezza oggi. Cioè, oggi, se, finisco, insomma, oggi se uno studente di liceo esce dal liceo e segue una materia umanistica o comunque in qualche area vaga delle humanities, non apprenderà mai nulla, per esempio, di statistica o di tutta una serie di concetti che, per esempio, sono cruciali per decidere quando tu vuoi investire qualche cosa o vuoi fare un programma di investimento nella produzione di un farmaco, perché stabilire l'efficacia di un farmaco non sai che cosa vuol dire. Ti devi fidare di qualcuno che te lo dice, ti dice: guarda, l'FDA ha detto che quello è efficace, è sicuro, e quindi vai avanti. Ma capire cosa c'è dietro al fatto di dire che qualcosa, un farmaco, un trattamento, un intervento, una scelta, eccetera, ha una certa probabilità, diciamo, di produrre un effetto collaterale piuttosto che no, questo è qualcosa che tu capisci soltanto se hai degli strumenti. Oggi i nostri studenti, non so, da altre parti, io quando mio figlio l'ho mandato in Nuova Zelanda a imparare l'italiano, mi sono accorto, l'inglese, mi sono accorto che a 16 anni già poteva studiare statistica, cosa che ha fatto e ne ha guadagnato come se si fosse vaccinato contro la pseudoscienza. In Italia tu esci dal liceo e non sai cos'è un trial clinico, mentre noi investiamo nei trial clinici tonnellate e tonnellate di miliardi di dollari per
per fare le più diverse cose. Quindi tutti questi elementi, tutte queste nozioni, per esempio, secondo me, possono essere strumenti che non solo hanno una rilevanza su un ambito medico e altro, ma perché ti insegnano un minimo di quello che si chiama, anche negli Stati Uniti, o meglio che negli Stati Uniti hanno cominciato a chiamare pensiero critico, critical thinking, e che noi più o meno ormai possiamo anche dire di sapere come è fatto, insomma, non nella sua precisione, ma diciamo più o meno quando e come funziona, lo possiamo anche dire. Sì, direi che abbiamo i due estremi, però mi associo, cioè Gilberto in mente, mi iscrivo al gruppo di Gilberto, lui si iscrive al mio, insomma ci facciamo il gruppo, visto che io insisto da, come un demente, chiacchierone a vuoto, da anni, da due decenni, che il problema di fondo della società italiana è rifarne il sistema scolastico da cima a fondo, improntandolo a un pragmatismo funzionale, alla scienza moderna, all'apertura e alla non più, insomma distruggendo tutto ciò che Gentile ha fatto per quanto mi riguarda, distruggendo proprio tutto. Giovanni Gentile forse è stato il fascista più dannoso, nel senso che il suo effetto lo viviamo ancora 100 anni dopo. Credo siano proprio 100 anni che ha fatto la riforma. Ci siamo vicini, sì. Vero, era negli anni 20, ma non mi ricordo che numero ci fosse dopo il 2, insomma. Forse tu te lo ricordi, Gilberto. No, non me lo ricordo. Secondo me il 23. 23, sì, una roba del genere, l'ha fatto quasi subito, appena hanno preso il potere. E vabbè. Ma se non volete aggiungere, se non avete altro da aggiungere, io concluderei qui, nel senso che per me è stato molto illuminante. La situazione è questa e le forze di fondo che purtroppo hanno prodotto questo tipo di equilibrio nell'Occidente in generale, in Italia in particolare, sono ancora lì. Verrebbe da chiedersi perché una fetta, in particolare di Nord Europa, ha reagito differentemente. In particolare è divertente la differenza di reazione fra Inghilterra e Australia. Qualcosa mi ha fatto un po' riflettere, non so se volevo buttare, no, perché sembra quasi suggerire che l'elemento di direzione politica conti, con tutti i limiti di Johnson da un lato, no? Però conta, nel senso che queste sono due società culturalmente abbastanza affini, con sistemi valoriali non dissimili, certo demograficamente diverse, ma la demografia in questo caso avrebbe dovuto giocare a favore dell'Australia, non all'opposto, no? Sì, l'Australia ha l'ossessione per le malattie infettive. L'Australia ha un'ossessione storica per le malattie infettive. Storica per le malattie infettive. Sì. Ah, vedi, ecco, vedi che lo storico serve. Questo io non lo sapevo. Ecco, questo forse è il fattore che spiega la reazione. Loro dai conigli alle altre malattie umane si sono sempre trovati nella situazione di temere che un parassita arrivi su un'isola. Effettivamente, quando un parassita arriva su un'isola, se non hai, diciamo, i mezzi, fa strage di tutto fino a quando non rimangono gli immuni, insomma, cioè, e quindi loro hanno sempre avuto questo chiuso e protetto, sì, i parassiti per nell'agricoltura probabilmente. A me non ha mai, infatti a me non ha stupito questa reazione della Nuova Zelanda, certo. Abbiano avuto questa reazione, perché probabilmente. Sì, però che abbiano investito così poco nella vaccinazione, quello è interessante. È interessante. E effettivamente stupisce molto, ecco. L'Inghilterra forse è stato il paese più ondivago. Ondivaga, però posso dire, Alberto, ondivaga anche su certe cose deprecabili. Johnson, come al solito, specialmente all'inizio, ha mostrato tutti i suoi limiti più caratteriali ancora che culturali. Poi alla distanza mi sembra essere uscito anche con una stoffa di leader, nel senso che alla distanza sembra aver capito che il problema andava affrontato, che era un problema, non era la fine del mondo, ma era un problema, e che, insomma, sì, non... Io devo dire, sul fatto che abbiano sperimentato non ho molto da ridire, mi sembra una cosa ragionevole da fare, o no? Sì, proprio sulla luce di quello da cui siamo partiti, cioè che non si sapeva. Nel momento in cui non sai, un po' esperimenti. Però, come dire, alcuni esperimenti che stanno ancora facendo, la frequenza con cui cambiano le norme, questa difficoltà creata a visitatori e inglesi che vanno all'estero e tornano a casa, penso che siano state... Loro hanno azzeccato una cosa, hanno azzeccato la vaccinazione.
Altre cose che prima avevano promesso, per esempio, ricorderai Michele quando a un certo punto Johnson aveva annunciato che sarebbe stato un esperimento molto interessante, tamponi rapidi a tappeto a Liverpool, cosa che non ho mai fatto. Quindi è un paese che in questo momento, per fortuna, ecco, si è un po' rimesso in carreggiata, ma bisogna vedere in futuro come va. L'altro paese ovviamente interessante è Israele, che ha vaccinato partendo molto bene, che però adesso ha questo problema di questo milione di arabi israeliani che non riescono ad andare a prendere per la vaccinazione, che è un problema molto, molto localizzato. A me sembra che forse, ecco, però bisogna andare sempre in punta di piedi, laddove c'è stata un po' più di flessibilità anche rispetto a soluzioni locali e vicine alla gente, qualche risultato migliore lo si è ottenuto, però sempre all'interno, insomma, di una forbice non ideale, ecco. Beh, ma anche perché è un fenomeno appunto molto nuovo, difficile da gestire. Non è che, come pensano i fisici, insomma, nel virus noi siamo delle particelle che interagiscono, di cui puoi definire a priori sulla base delle forze da che parte vanno, insomma, quindi non funziona. Qual è l'adattamento, eccetera. Sì. Sono stato 3 giorni in Svezia per una conferenza, ovviamente ne sono stato grandemente colpito, ecco, sia per l'assenza di mascherine dappertutto oramai, sia però, come dire, per la calma, il rispetto, la razionalità in tutto quello che andava dal tampone rapido in aeroporto se uno ne aveva bisogno, all'atteggiamento del controllore sul treno quando gli chiedi se ti devi mettere la maschera, ecco. Da quel punto di vista lì, poi sappiamo, questo ovviamente Michele può dire cose molto più interessanti di noi, quanto conti, insomma, la reputazione, apprezzamento nei confronti delle istituzioni, aspettative, la certezza del diritto, social trust, eccetera. Sì, l'esperienza scandinava un po' insegna parecchio, a mio avviso, no? Insegna parecchio anche la capacità di ammettere gli errori, eccetera. Va bene, sentite, io vi ringrazio. Grazie a te. Libro in uscita, mi sembra anche giusto di offrire. No? Vogliamo ricordare il titolo? La società chiusa in casa. La società chiusa in casa. La libertà dei moderni dopo Covid-19. Sottotitolo. No. Ah, quello c'è, sì, abbiamo. Edizioni IBL o? Marsiglio. Oh, Marsiglio. Marsiglio sta facendo un gran lavoro. Mi era che mi ricordi di Marsiglio quando finisco. Scrivo. Gilberto Alberto, a piacere aver conosciuto Gilberto. Speriamo di risentirci volentieri. Sui schermi, come direbbe qualcuno più professionale di me. E niente, grazie. Ciao, grazie a te. Grazie, a presto. Grazie mille.